Salve a tutti, eh, benvenuti a questo, in questo tutorial in cui cercherò di spiegare eh, lista, come installare il programma Teamspeak. Eh, che cos'è innanzitutto Teamspeak? È un programma per la chat audio e scritta eh, utilizzato um, ufficialmente dal movimento Zeitgeist Italia per, per i propri incontri nazionali, ufficiali e non. Allora, cerchiamo di spiegare quanto più brevemente, se, in modo più semplice possibile, come installarlo. Allora, prima di tutto andiamo sul nostro bel motore di ricerca Google e scriviamo... TeamSpeak Ecco, come potete vedere apparirà già nelle nostre ricerche Ecco, il primo risultato Ci cliccate sopra Attendete il download della pagina E andiamo su Downloads Installiamo il TeamSpeak team 3 Ora, a seconda dei vostri sistemi operativi, Windows, Mac OS, Linux, e ci sono altri sistemi operativi alternativi, e a seconda del vostro tipo di sistema operativo, ovvero a 32 bit o a 64 bit. Io ho un sistema operativo a 64 bit, quindi lo scaricherò così. Ci vedremo questa pagina, voi la scorrete semplicemente, tutta quanta, e facciamo su I agree. E attendiamo il download. Una volta terminato il download dobbiamo semplicemente andare sul nostro bel programmino cliccandoci sul tasto destro ed eseguiamo come amministratore. Aspettiamo che venga scompattato. Ecco qui, questo è il setup. Allora, clicchiamo innanzitutto su Next, I agree. Ancora, questa è un'opzione per selezionare eh, l'uso del programma solo per l'utente corrente oppure per tutti gli utenti che usano questo computer, praticamente il vostro computer. Io selezionerò solo per me, clicco su Next, ancora su Next, ancora. Questo creerà la cartella automatica per, nel, nostro, nel vostro menu Start. Attendiamo, ecco qui, ha finito. Clicchiamo su Close ed andiamo a lanciare il nostro bel programmino. Ecco qui, questo è Teamspeak. Allora, innanzitutto, prima di entrare, vi consiglio di settare qualche eh, piccola impostazione che vi sarà molto utile. Innanzitutto, andiamo nel setup wizard, a voi che lo farete per la prima volta, vi apparirà automaticamente una volta aperto il programma, quindi non ci sarà alcun problema. Eh, andiamo su Next. Ci scriviamo qui il nostro, eh, nel nostro nickname, il nostro nome eh, o nickname, eh, seguito dalla nostra città di provenienza. Clicchiamo su Next. Questa è un'opzione molto importante, ovvero il Push to Talk. Che cos'è? È, è un'impostazione che vi permette di parlare eh, quando si premerà un determinato tasto da voi assegnato, onde evitare problemi di eco o quant'altro. Come si seleziona? Andando semplicemente nella casellina, selezionando innanzitutto l'opzione Push to Talk. Andando in questa casellina, ci clicchiamo, vi apparirà questa finestrina grigia. Voi dovrete cliccare un tasto da assegnare appunto. Io vi consiglio il tasto Alt-Gr. Una no, volta fatto, esso lo memorizzerà. Uh, clicchiamo ancora su Next. Qui potremo fare il test del nostro microfono. Una volta configurato, ci cliccate sopra, apparirà una barra. E se configurato correttamente, il vostro, questa barra si muoverà. Andiamo ancora su Next. Questo è lo Speaker's Mute. Eh, significa silenziare i vostri autoparlanti cliccando semplicemente su questa casellina apparirà sempre la nostra finestrina grigia da settare. Io eh, se vi consiglio il tasto Alt. Facciamo OK, perfetto. Andiamo su Next. Questo è il è l'opzione per le voci maschili e femminili che vi avviseranno ogni qual volta un utente entrerà o uscirà da una stanza e che noi successivamente andremo a rimuovere quindi per adesso questa non la consideriamo proprio clicchiamo ancora su next ancora su next e su finish perfetto vi indirizzerà una pagina, voi chiudetela e ritornate su TeamSpeak in questo programma, ogni qualvolta un utente entra o esce da una stanza, praticamente una voce eh, vi, eh, vi avviserà può risultare molto fastidioso durante una conversazione. Quindi andremo a, a rimuovere questa opzione molto facilmente. Allora, innanzitutto andiamo su Settings, poi su Options, in questa colonnina ne andremo a selezionare le Notifications, selezioniamo e selezioniamo in questa casellina Sound deactivated. Clicchiamo su OK. Ecco qui, perfetto. Adesso non nessuna cucina vi disturberà più e voi potrete parlare in tutta calma. Inoltre, Teamspeak permette di eh, registrare, registrare una, una conversazione per poi poterla tenere oppure passarla a un vostro amico. Per registrare, basta semplicemente andare sul tasto Tools, Start Recording. Cliccare. Una volta effettuato l'accesso. Selezionare la nostra cartella dove andremo appunto a inserire il nostro file. Qui possiamo selezionare solo un unico formato e andiamo su salva. Una volta salvato il nostro contatto si illuminerà di rosso e questo eh, sarà il segno che appunto stiamo registrando. Qui appunto c'è scritto recording. Per terminare andiamo su tools, stop recording. Adesso il nostro contatto è diventato di nuovo di colore nero ed abbiamo stoppato la registrazione. Allora, adesso entriamo materialmente nel programma. Selezioniamo Connections, Connect e inseriamo i seguenti dati nei campi che, adesso, che a voi saranno avuti una volta installato per la prima volta: nel sotto server address, voi ci andrete a scrivere teamspeak.zeitgeist-movement.com. Sotto la barra nickname, il vostro bel nome. E la città di provenienza Qui nel server password ci andrete a scrivere TZM Torino Zebra mm, Movimento <ride> uh, Cliccate su connect Ed ecco qui siete entrati in TeamSpeak su, Sulla sinistra ecco qui tutti i capitoli Internazionali, uh, europei, nordamericani eccetera Qui scorrendole noterete appunto il... Il chapter Italia Oppure se vi interessa potete partecipare agli altri eh, Alle altre conversazioni Semplicemente entrando in una stanza Attraverso un doppio clic Come sto facendo adesso Ecco qui Una volta entrati in una stanza Sarà possibile anche eh, chattare eh, Attraverso la scrittura a mano eh, In questo momento sono entrato appunto Nella, nella stanza dell'Italian Chapter Sono da solo E praticamente eh, scorriamo qui Queste due caselline Voi per poter parlare e visualizzare eh, appunto ciò che stanno scrivendo gli attivisti del movimento in quel momento appunto eh, dovete cliccare su questa stanzetta che avrà lo stesso nome del capitolo selezionato e qui in questa barra potrete scriverci scrivo ciao una volta scritto ciao premiamo su invio e praticamente sarà visualizzato da tutti allora, per vedere se tutte le impostazioni sono state fatte eh, bene, praticamente eh, schiacciate il vostro tasto eh, col Push to Talk, selezionato con alt Grey come consigliato. Una volta illuminato questo pallino, diciamo, eh, questo rileverà che eh, voi state parlando e gli utenti vi stanno ascoltando. Una volta rilasciato il tasto, eh, questo si spegnerà e voi non, no, Praticamente le persone non vi, non vi ascolteranno più. Uh, perfetto, credo di avervi spiegato tutto. Se farete tutte queste semplici opzioni e operazioni, mh, non assolutamente non sarà difficile poter conversare con i nostri nuovi amici del movimento Zeitgeist. Uh, un saluto e ci vediamo al prossimo video.